Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata speciale nella quale vi farò conoscere il protagonista indiscusso della festa più terrorizzante dell'anno, Halloween. Stiamo proprio parlando dell'unico, autentico, malefico e temibile Jack O'Lantern. Veniva chiamato anche Stingy Jack, lo Spilorcio. Era un uomo irlandese ed era un beone, un incallito scommettitore e amava moltissimo prendersi gioco di chi finiva tra le sue grinfie. Una notte, mentre tornava a casa portando sulle spalle il bottino della giornata, Jack incontrò per strada Satana in persona, che era venuto a impossessarsi della sua anima. Jack immediatamente ebbe un'idea, e propose al diavolo di poter bere un'ultima birra prima di lasciare questo mondo. Satana acconsentì, e così i due si recarono in una vicina locanda per consumare l'ultimo drink. Al momento di pagare, Jack, dicendo di non avere soldi in tasca, convinse il diavolo a trasformarsi in una moneta che lui avrebbe potuto usare per pagare quanto dovuto all'oste. Detto fatto, il diavolo si trasformò in una moneta. In quello stesso istante, Jack la mise dentro la borsa dove c'erano i suoi denari ed un crocefisso che portava sempre con lui, intrappolando quindi Satana nella borsa. Jack si fece così promettere dal diavolo altri 10 anni di vita. Passati 10 anni, ecco che Satana tornò a riscuotere la sua anima, ma Jack gli propose l'ultimo suo desiderio. Il diavolo si sarebbe dovuto arrampicare su di un albero per raccogliere una mela che avrebbe accompagnato Jack nel suo ultimo viaggio. Mentre il diavolo era sull'albero, Jack incise il segno della croce nella corteccia, imprigionandolo definitivamente, ed impedendogli di scendere, fino a quando non gli avrebbe nuovamente promesso di non disturbarlo, questa volta per sempre. Quando Jack morì, Dio non permise che una figura così sgradevole potesse entrare in paradiso. E d'altro canto il diavolo, sconvolto dallo scherzo che Jack gli aveva giocato, e mantenendo la sua parola di non reclamare più la sua anima, non permise il suo accesso nemmeno all'inferno. L'unica cosa che Jack ottenne da Satana fu un pezzo di carbone ardente. Jack lo raccolse e lo mise dentro una rapa intagliata che utilizzò per illuminare i sentieri durante i suoi vagabondaggi di anima errante. In Irlanda e in Scozia, le persone hanno quindi iniziato a creare le proprie versioni di lanterne come quella realizzata da Jack, intagliando delle facce spaventose nelle rape, o nelle patate, da posizionare sulle finestre, o vicino alle porte, per spaventare tutti gli spiriti maligni erranti. Ma allora che cosa c'entrano le zucche? Quando alla fine dell'Ottocento, a causa di una grande carestia che colpì l'Irlanda, molti irlandesi furono costretti ad emigrare in America e in Canada. Essi portarono con sé la tradizione delle lanterne di Jack. Ben presto scoprirono le zucche, un ortaggio originario dall'America, e lo adottarono al posto delle rape e delle patate usate in precedenza. Se non lo avete ancora fatto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere avvisati dell'uscita dei nuovi video.